questo è il suo albergo? Sì, chiuso. Questo è un albergo chiuso ormai da oltre 7 mesi. Ecco, questa è la spa. Ed è ancora attiva, quindi? Sì, ma non è frequentata, è attiva solo per un problema di manutenzione. Qui abbiamo la sauna, ecco. Sì. Questa è una doccia emozionale, naturalmente chiusa. La bella Italia, dove il turismo produce il 13% del PIL, piange lacrime amare. Nelle città d'arte i ristoranti soffrono e gli alberghi restano per oltre il 60% chiusi. Questo è un hotel a 4 stelle nel cuore di Roma, in via Sistina, a 2 passi da Piazza di Spagna, ancora chiuso dall'epoca del lockdown. 44 stanze prestigiose, una confortevole spa, un ristorante gourmet in attesa di ospiti italiani e stranieri che ormai non ci sono più. La domanda è chiara, dice, ma io come imprenditore, l'asticella del debito dove la devo porre? Cioè, quant'è che noi possiamo utilizzare a indebitarci? E i costi vanno alle stelle e scavano nella carne degli imprenditori. La mia ricchezza è data dagli alberghi che sono riuscita a realizzare e sono riuscita ad avere. Oggi i 3 alberghi valgono 0. Anzi, in questo momento le mie ricchezze stanno producendo perdite. Il turismo 2020, causa Covid, vive la sua pagina più buia. Mancano all'appello 159 milioni di stranieri, 87 milioni di italiani, per un totale di 246 milioni di clienti in meno. Un disastro senza precedenti. Intanto le spese fisse come l'affitto corrono, le tasse comunali come la TARSU arrivano, mentre i dipendenti non sanno se potranno contare sul prossimo stipendio. A farne le spese soprattutto gli stagionali, che hanno lavorato e guadagnato solo per metà. Praticamente siamo arrivati a lavorare 3 mesi quest'anno. Lei che lavoro fa? Io lavoro ai piani, operaio. Le mie mansioni erano assistenza clienti, assistenza ai bagagli, giardino. La disoccupazione è dimezzata da molti anni e quindi abbiamo molti mesi che sono scoperti d'inverno. I mesi che perdi non li recuperi più. Però adesso i lunghi mesi invernali come si affrontano? Si affrontano con la speranza che il governo ci aiuti questi mesi, perché non c'è alternativa.